Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne disturbato mentre si accingeva alla lettura mattutina dei quotidiani. Padre, ma perché devo leggerli io? Perché io non ho gli occhiali! Ma voi non li avete mai portati gli occhiali? Appunto! E infatti non ho mai potuto imparare a leggere. Tarare. Suonano. Ma com'è possibile? Sono appena le 4 del pomeriggio e già mi vengono a scocciarmi. Vai ad aprire, stolto. E non usare la solita scusa della gambetta storpia per metterci più tempo, che lo riconosco. Ed ecco il Santissimo Padre ricevere la visita in attesa di un parrocchiano. Padre, avrei bisogno di voi. Maronna, ragionier farfulla, che visita sgradita. Che cazzo vuole? Ma no. Padre, mi dovete aiutare. Io ho paura che mio figlio si droghi. Ma a me che cazzo... Scusi, un attimo. Girolamo, questo lurido escremento fa offerte? Tutta la settimana. Ma è terribile, carissima persona, a me molto simpatica. Dicevo, è terribile che suo figlio si droghi. E poi non capisco, ma dove la prende la droga? È sempre qua all'oratorio con lei, padre. Ma questi giovinastri, puttane mamma, ti sembrano bravi e buoni. E invece magari sono lì a trattare per uno sconto di 10 euro che poi gli viene accordato in cambio di una SIM card pulita, magari. Ma non può venire a casa mia per dare un suo parere. Va bene, con benedizione inclusa o senza? Con! Allora costa doppio. Ma come? Ed ecco il Sommo Padre levarsi con fatica dal suo divano di dolce Armani Gabbana e Versace tutti insieme per visitare la camera del giovane figlio del ragionier farfulla. Ecco, padre, vede, ho trovato questa polvere che sembra proprio droga. Maronna, dobbiamo capirne di più. Lei ha un bancomat? No. Certo, certo, padre. Tenga pure. Il PIN? Ah, serve? Ma certo che serve. E vuole sapere più di me che sono un santo uomo e timorato dall'altissimo, onnipotente Cristo. No, quell'altissimo, Michael Jordan? Ma no. Va bene, padre, non si scaldi. Allora, il PIN è 5, 20, 13. Bene, bene. Ora mi faccia la cortesia, prenda una banconota e la arrotoli. Ma no, padre. E ora... Maronna! No! Allora? Non sembra droga. Ma ne è sicuro, padre? Nel dubbio... Maronna! No, no, senza dubbio non è droga, non è droga. Ora finisco di controllarla bene a casa, magari... Grazie, padre, grazie, grazie. Per sicurezza comunque porto via anche bancomat e banconota, che sono strumenti che i giovani utilizzano molto per drogarsi. E io li porto via, con me li allontano da loro. Anzi, me ne di altri due e vaffanculo. Ma io vorrei capire una cosa, perché nelle nostre scenette ci sono sempre gli uccellini arrugginiti? Sai che mi mancano le scenette di Luca Alba? Perché c'era un così. Perché Luca Alba ha mai fatto una scenetta, scusa. Sì, quando le montava con i suoi effetti, che c'era un pezzo di. Vabbè, ne avevo sei di effetti. Adesso che sono un esperto nel montare le scenette. Ma hai già rotto i coglioni. Anche moltissimo. Basta! Questo è quello che penso delle tue scenette. Bravo, Luca, allora schiaccia la pubblicità, vai! Bravo! Giri in Audi. Lo zoo si ferma e ritorna più delirante che mai. Noi siamo lo zoo.